oggi per la rivista State of Mind intervistiamo Matteo Selvini, che è responsabile della scuola Mara Selvini Palazzoli. Partiamo con la prima delle 8 domande standard, che allora possiamo dire che ognuno di noi ha dei principi clinici e teorici che ritiene irrinunciabili, no? Almeno molto importanti per orientarsi ed effettuare il lavoro clinico. Quali sono i suoi? Ma diciamo che ce ne sono diversi ovviamente, però pensando a questa domanda ho pensato di puntare su quello che mi sembra veramente quello fondamentale, ripensando anche alla mia storia personale, e direi che quello fondamentale è il benessere del terapeuta stesso, cioè in fondo la terapia si basa sul fatto che il terapeuta deve stare bene e deve avere quell'equilibrio necessario a reggere anche lo stress, che a volte è notevole, la frustrazione, l'impotenza, tutta una serie di fenomeni che fanno parte della professione. E quindi credo che questo per me è stata una cosa molto importante, ma l'ingrediente che vorrei sottolineare come fattore di benessere, che è stato molto importante per me, è che forse anche casualmente mi è successo che nello stesso anno, l'83, ho formato un'equipe con Stefano Cirilli e Anna Maria Sorrentino e nello stesso anno mi sono anche sposato e diciamo questo matrimonio dura piuttosto bene tuttora, così come l'altro. E diciamo, io credo che per quello che ho potuto fare come terapeuta è una componente molto importante, cioè il fatto di sentire un sentimento appunto di appartenenza, di sostegno, di fraternità, di solidarietà in tutto quello che è lo stress della professione, sia a livello professionale, cioè avere una buona famiglia professionale, una buona famiglia personale, penso che sia la base della psicoterapia e per questo soprattutto un terapeuta debba lavorare anche nella sua formazione per avere davvero questa base sicura. Come realizzarlo, che è appunto poi la seconda domanda che io anticipo, chiaramente sono tanti gli ingredienti di realizzare questa alchimia difficilissima. Diciamo che per noi ovviamente si può passare anche attraverso il classico lavoro individuale su di sé. Per noi la particolarità, ecco, diciamo, della formazione che noi siamo un po' inventati come scuola in questi anni è stata quella di puntare molto sul lavoro di gruppo, anche dal punto di vista, diciamo, dell'autoconoscenza. E allora una cosa anche interessante che ho avuto la fortuna di fare, sempre a proposito anche della mia famiglia professionale, è stata che quando un po' di anni fa, ormai quasi 20 anni fa, abbiamo fondato la scuola di psicoterapia e abbiamo cominciato a proporre agli allievi di fare per 4-5 anni della scuola un percorso che abbiamo chiamato di genodramma, cioè di autoconoscenza, abbiamo pensato che non potevamo proporre agli allievi qualcosa che noi non facevamo, quindi abbiamo fatto anche noi stessi un gruppo di autoconoscenza che in qualche modo dura tuttora, si potrebbe dire, in un certo senso, anche se non in modo propriamente formalizzato. E diciamo, per me è stata un'esperienza molto bella, e questo fatto, come dire, di condividere, eravamo amici anche prima con Cirillo Sorrentino, ovviamente, magari andavamo anche a pranzo e a cena assieme, però avere proprio anche condiviso un'esperienza proprio strutturata di confrontarci sulle nostre storie è stata una cosa molto, molto bella, che ha consolidato questa nostra famiglia professionale. Poi abbiamo fatto anche gli allargamenti multifamiliari, no? Perché l'altra nostra, diciamo, marchio di fabbrica è di pensare che, così come chiediamo ai nostri pazienti di coinvolgere le loro famiglie, è un'esperienza che dobbiamo fare anche noi stessi su noi stessi. E in questo percorso i miei genitori non c'erano più, ma avrei potuto coinvolgere mia sorella e mio fratello, è stata una cosa molto significativa per me. Questa esperienza, se non sbaglio, è raccontata nel libro La nascita del terapeuta sistemico. Esatto, sì, esatto, un libro che è appena uscito, ho raccontato anche più in specifico, qualcuno se lo vuole andare a leggere. L'esperienza specialmente con mio fratello era particolarmente drammatica, poi mio fratello è mancato pochi mesi dopo, e allora è particolarmente commovente per me ripensare. È stato, diciamo, l'ultimo momento di contatto così intimo, forse quasi ultimo, insomma, con mio fratello. Mi tocca particolarmente, diciamo. Ok,
questi principi si traducono poi in tecniche specifiche nel lavoro clinico. Eh sì, esatto, poi questi principi effettivamente, questo tema diciamo della parte, insomma, la grande nostra polemica, diciamo poi anti altre scuole, anti psicanalitica direi soprattutto, è sempre proprio su questa specie di quanto noi diamo valore al tema dell'appartenenza e quindi alle relazioni familiari, coniugali come una risorsa, no? E quindi questo è effettivamente una parte fondamentale del nostro lavoro, cioè chiederci sempre quale tipo di apporto. Io sono d'accordo con quello che sostengono, sentivo l'intervista di Maggio, diceva molto, lui mette come primo principio il fatto che riuscire a entrare in contatto con il paziente, l'alleanza terapeutica è un criterio fondamentale. Sono totalmente d'accordo, però contemporaneamente lavorare per valorizzare per quello che possono dare le relazioni coniugali, familiari, della fratria, del paziente, noi crediamo, io credo che sia veramente una cosa fondamentale. E purtroppo invece vedo spesso i guasti di un lavoro che ci centra solo sull'individuo e specialmente con bambini e adolescenti. Io ma mi sarà anche noi magari, come capita a tutti i colleghi, riceviamo spesso i casi che sono stati falliti da altri, questo probabilmente dà anche una deformazione della visione, però è veramente, io a volte mi indigno quando vedo bambini specialmente o ragazzini trattati per anni e anni da colleghi che hanno fatto centinaia e centinaia di sedute, dove quello che si è ottenuto purtroppo è una grave istigazione contro il genitore, una grave barriera, perché è come se il terapeuta proponesse una pseudo affiliazione, adozione che poi non realizzare, distrugge la relazione familiare e poi lascia le macerie dietro di sé. Questo secondo me è un problema della iatrogenità, del carattere diciamo iatrogenico, dico che succeda sempre, però nella casistica infantile adolescenziale credo che sia un fenomeno abbastanza diffuso e secondo me non andrebbero fatti più attenzione, più ricerche su questo fenomeno. Credo troppe volte di vedere lo psicoterapeuta in di turno che fa l'accanito fautore del suo paziente, si scontra pesantemente con i genitori. Questo penso che sia un fenomeno gravemente patologico che cerchiamo di evitare, nel senso di puntare sulle risorse positive di quello che i familiari possono dare. Naturalmente non è sempre possibile, le risorse possono essere eccezionali o scadenti, per carità, esistono anche i casi in cui dobbiamo aiutare il paziente a prendere distanza dai familiari, però non come un a priori, no? Non che a priori si punta sulla separazione, anzi al contrario, diciamo anche proprio teoricamente, perché magari dopo questo lo riprendiamo a proposito dei pazienti difficili, se partiamo dal punto di vista che la base della patologia è quasi sempre una disorganizzazione dell'attaccamento, è chiaro che una qualche forma di riabilitazione del legame di attaccamento è una base fondamentale della psicoterapia e non si può pensare che sia solo il terapeuta la base sicura. Questo è assurdo, noi dobbiamo aiutare i pazienti a costruirsi delle cordate di sicurezza. Pensare di buttare tutto questo sul terapeuta o anche sul povero partner in casi di persone post-traumatiche molto difficili è assurdo. Quindi il tema per noi di creare una cordata appunto di sostegno ai pazienti più difficili e di riabilitare gli attaccamenti il più possibile è uno degli obiettivi fondamentali della terapia. Bene, per noi terapeuti è importante monitorare e valutare il cambiamento. Lei adotta delle procedure per fare questo? Ma sì, in questo senso diciamo noi abbiamo fatto tante cose, perché effettivamente quando già tanti anni fa eravamo convinti, specialmente nel campo dell'anoressia, dell'efficacia del lavoro familiare, perché credo che sia abbastanza dimostrabile che nel campo dell'anoressia, soprattutto più sono piccole le pazienti, sono appena reduce da una terapia familiare con una ragazzina di 12 anni, dove ecco, sono quelle poche terapie che ti danno soddisfazione, almeno dal punto di vista di vedere in poco tempo la svolta, no? E perché una mamma che per un complesso ragione di fenomeni aveva rinunciato alla figlia, l'aveva ceduta alla suocera e al marito, si è ripresa, quando l'abbiamo convinta che invece doveva riprendersi la sua bambina, abbiamo avuto un risultato immediato. Quindi la bambina in questo caso ha 12 anni. E in questa fascia di età effettivamente si vedono questi risultati particolarmente eclatanti. Più l'età sale, più naturalmente queste cose così trionfali non sono proprio una religione ed è un lavoro più lungo e più duro. Però
credo che il cambiamento sia una cosa che vada misurata fondamentalmente attraverso la terapia stessa. Noi abbiamo fatto anche delle ricerche di follow up e anche questo è interessantissimo, credo che nella formazione di un terapeuta vedere cosa è successo dei nostri pazienti 5 anni dopo, 10 anni dopo, 20 anni dopo, sia una cosa fondamentale perché ci dà un'altra prospettiva. Finché lavoriamo sul mese dopo, sui 2 mesi dopo, secondo me abbiamo una visione troppo ristretta e quindi in questo senso autoeducarci a mantenere dei contatti con i nostri pazienti anche negli anni credo che sia una cosa molto importante che ci insegna, che è un'autoformazione molto importante. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo visto delle cose molto importanti che proprio ci hanno anche aiutato a cambiare completamente il modello, ad esempio nel follow up delle anoressiche abbiamo visto che il modello tutto sommato funzionava, la terapia familiare dava una grossa mano, ma che mancava tutta la parte individuale. All'epoca, in quegli anni, si faceva solo la terapia familiare e quindi questo ci ha portato al modello attuale dove il concetto di integrare lavoro individuale e lavoro familiare è diventato il concetto di fondo. Quindi per cambiare il nostro modello, questi follow up che abbiamo fatto a tappeto centinaia di ragazze tra gli anni 70, 80, è stato fondamentale e continua ad esserlo. Assolutamente, io nel corso diciamo della terapia, un po' come diceva anche Canerà nell'intervista, io credo che noi quello che cerchiamo di fare è non accontentarci di terminare la terapia ovviamente quando il sintomo è sparito, ma cercare di fare un accompagnamento perché è ovvio che noi dobbiamo valutare il cambiamento su alcuni parametri che non sono soltanto il sintomo, ovviamente il sintomo è una cosa importante, però sappiamo benissimo che può anche essere ingannevole, ultimamente con una ragazza che aveva un sintomo molto specifico, che si strappava i capelli, dopo 2 settimane di terapia, dopo 2 o 3 sedute il sintomo era sparito, ma io non ho visto nessun cambiamento, quindi io continuavo a dire sì, però se il sintomo sarà sparito, però non si capisce perché, quindi non è che siamo molto contenti, infatti dopo forse sarò stato... È tornato tranquillo, no, è tornato a fare il caso del sintomo, ed era ovvio in un certo senso, no, perché noi dobbiamo vedere cos'è che dobbiamo valutare. Beh, è chiaro che dobbiamo valutare anche qual è il tratto disfunzionale di personalità, per dire, ad esempio, questa ragazza ad esempio aveva una forma di sottomissione, dipendenza dalla mamma e dal fidanzato gravemente patologico. Se io non vedo nessun mutamento di questo tratto di dipendenza, sottomissione, non usciva neanche a 20 anni a dormire da sola, costringeva la mamma a dormire con lei. Se io non vedo questa cosa, riusciamo in qualche modo a smuoverla, anche se non si strappa più i capelli, francamente non posso essere molto contento. E poi vabbè, una cosa simile, però in parallelo è chiaro che noi misuriamo anche, una volta che abbiamo fatto una diagnosi relazionale all'inizio, abbiamo visto che ci sono determinate cose che non vanno, come potrebbe essere questo, cioè questo super invischiamento, questa incredibile invadenza, ma la mamma che non vive la sua vita, vive solo la vita della figlia, e dobbiamo vedere dei cambiamenti anche a questo livello. Quindi diciamo, in una visione complessa, noi valutiamo il cambiamento, secondo me, in itinere, e quindi chiudiamo la terapia dove, quando siamo ragionevolmente certi, magari, come diceva Canevaro, per l'appunto facciamo una seduta fra 3 mesi, poi un'altra fra 6 mesi, però quando siamo ragionevolmente certi che questi processi sui vari livelli viaggiano bene, concordemente, quindi sintomo, personalità, relazioni fondamentali, mostrano un cambiamento. Ok, la chiusura della terapia invece è un momento che si rischia di dare per scontato, ma... La chiusura della terapia, forse ho già risposto con quello che ho detto adesso, direi, nel senso che in un rapporto, chiaro, ci sono tanti tipi di chiusure della terapia, è ovvio che ci sono anche delle chiusure delle terapie che sono... dei drop nel momento in cui il paziente non segue le nostre indicazioni, e questo purtroppo è una cosa che succede anche dolorosamente. Diciamo, io adesso sto lavorando particolarmente su adolescenti, diciamo, con degli sviluppi traumatici, poi ne parlerò anche un po' di pazienti difficili, che su cui sono innestati ulteriori traumi. Questa è una casistica quella, diciamo, so per dire, vedo il ragazzino, faccio l'esempio di uno dei fallimenti più dolorosi dell'ultimo periodo, che ha avuto uno sviluppo traumatico perché c'è stata una separazione molto pesante tra i suoi genitori, dove lui è stato coinvolto anche in violenze assistite piuttosto pesanti, poi c'è stata tutta la sequela delle accuse pesantissime della
la madre al padre, di un effettivo malessere del padre. Quindi su questo quadro, già non propriamente idilliaco, si innesta la scena allucinante che di quando padre, ragazzo e mamma arrivano, il padre non risponde più al telefono, sfondano la porta, e tutta la descrizione della scena allucinante che questo bambino vede in quella casa, il padre era morto di infarto in maniera molto, molto drammatica. Ecco, questo mi sembra un quadretto abbastanza tipico, diciamo, c'è già uno sviluppo piuttosto traumatico sulla quale si... questo ragazzino reagisce con degli aspetti dissociativi molto importanti, e molto spesso riuscire a fare un lavoro per convincere sia il paziente che la mamma, anche in questo caso, che va fatto un lavoro di elaborazione del trauma risulta molto difficile. Sì. E quindi qua appena si è ottenuto, per dire, è un caso sistematico, loro sono andati via contentissimi, perché prima si ammazzavano, a un certo punto andarono d'amore d'accordo, si erano addirittura separati in due case diverse nonostante che lui avesse 20 anni. Dopo, quando si sono riconciliati, per loro la terapia è finita e se ne sono andati. Noi non eravamo contenti per niente, perché la dissociazione del ragazzo era, non è riuscito proprio, aveva appena cominciato l'elaborazione del trauma, ma non gli hanno dato retta. Quindi la chiusura. Non c'era un accordo sugli obiettivi. E non siamo riusciti ad avere un accordo sugli obiettivi. Loro in fondo erano venuti solo per quello, perché litigavano troppo, una volta che non litigavano più, per loro, per me era stato parziale. E poi l'esperienza insegna che in queste situazioni magari poi il paziente ritorna in terapia dopo anni. Questo è un caso di chiusura abbastanza, e se no, è chiaro, come dicevo prima, la chiusura più classica, quella che è più idilliaca, è quando man mano, rallentando la forza della nostra presa in carica, vediamo che le cose continuano a evolvere positivamente, e quindi quando ci salutiamo. Poi capita che ci salutiamo così e poi i pazienti ritornano, ovviamente, in maniera abbastanza raro, però diciamo succede. Però stai dicendo anche che buon esito della terapia dipende da una condivisione degli obiettivi. Sì, beh, questo tema della cooperazione, non parlavo prima di appartenenza, quindi appartenenza vuol dire avere un tema paritario di cooperazione, no? È chiaro che quando questo tema paritario di cooperazione è anche nel contesto terapeutico, diciamo la nostra caratteristica è proprio questa, di cercare di mantenere questa cooperazione non solo con il paziente, ecco, questa è la nostra cifra, ma contemporaneamente, cosa che effettivamente è anche vero, che non è necessaria proprio con tutti i pazienti. È vero che in una casistica di persone ad alto funzionamento, con sintomi o senza sintomi, addirittura con dei problemi esistenziali nevrotici, non è, diciamo, come descriveva Canevaro nella sua intervista, i familiari possono venire a dare un apporto che può dare una velocizzazione della terapia, un'esperienza significativa che aiuta, ma non è così fondamentale. In questo senso la diagnosi di gravità, e veniamo magari al paziente difficile, è una cosa molto importante, nel senso che quando c'è invece una gravità, cioè diciamo un disturbo della personalità, un sintomo importante, ecco che questo tema della doppia presa in carico, cioè lavorare in un'equipe di almeno due terapeuti e con la collaborazione tendenzialmente di una terza figura medica o psichiatra, a seconda che siamo più nel settore dell'anoressia o più in un settore, diciamo, di sintomi psichiatrici, è una cosa per noi assolutamente fondamentale. E per tanti motivi, diciamo, uno è quello a cui sono partito, che quando lavoro in situazioni altamente stressanti, come mi capita, non so, del ragazzino quindicenne che mi manda su WhatsApp 50 foto di lui che sanguina, si è tagliato in tutti i modi, e contemporaneamente i genitori mi dicono che sta benissimo e che è soltanto uno stronzo che si comporta male, eccetera, eccetera, e lui mi vincola al segreto su questa cosa. È chiaro che sono situazioni estremamente stressante, dove lui, magari insomma, in questo caso addirittura mi dice anche come sta progettando di assassinare i familiari, cioè situazioni pesanti dove questo fatto di avere appunto una forte appartenenza, infatti il caso lo sto seguendo con Cirillo, che so che posso fare riferimento ai colleghi per anche una presa in carico farmacologica, che in questo caso reputo più che necessaria, è una cosa assolutamente fondamentale. E poi, ma poi soprattutto
credo che quello che vedo molto importante per lavorare con questi casi, diciamo, io sono dell'idea che dovremmo abolire tutte le diagnosi tipo borderline, masochista, eccetera, per pensare che sia molto più utile pensare a tipi diversi di personalità post-traumatica. Io personalmente sto lavorando per costruire delle tipologie di personalità post-traumatica, mi sembra un'etichetta molto più giusta, almeno molto meno stigmatizzante, penalizzante di quella di borderline, che poi più o meno è diventata una specie di insulto, diciamo, insomma, no? Quindi trovo che non abbia tanto senso, che invece proprio perché la terapia di questi soggetti parte dal riconoscimento che c'è stato uno sviluppo traumatico, anche il nome può aiutare a spingere in questa direzione, che in fondo è il primo passo della terapia. E si parla di PTSD complesso, no? Sì, si parla, beh, è già un po' più ambiguo, diciamo, perché è sempre un sintomo di AS1. Invece, secondo me, farli ragionare, che non è tanto un sintomo di AS1, non è che sono pensieri intrusivi o l'incubo, che so io, ma che è proprio una deformazione della persona. E questo, sì, poi ci sono anche i sintomi, per carità, l'ottundimento, il vuoto, eccetera, eccetera. Però, diciamo, far vedere che è proprio una deformazione più complessiva, credo che sia una cosa molto importante. E quello che credo che anche sia molto importante è che ci vuole veramente molta creatività per gestire un lavoro che sia sia individuale che familiare. Cioè, come dicevo prima, lavorare solo sull'individuale, francamente, è riduttivo, non riesce neanche per varie ragioni. Tra l'altro, c'è da permettere questo, che in molti casi il paziente grave, se non ce lo portassero i familiari, non lo vedremmo assolutamente. Quante volte questo ragazzino, dicevo prima, comunque qualche pezzo di lavoro buono l'abbiamo fatto, ci è stato proprio portato di forza con lui che ci sputava in faccia, però questi sono sorprendenti. Dopo due volte che mi aveva sputato in faccia, mi manda segretamente tutte le sue foto. È classico dei rovesciamenti di personalità di questi soggetti anche molto gravi. Quindi, questo dico, io credo che la ricerca anche futura sui casi difficili va molto nella complessità di integrare quello che si fa con l'individuo, quello che so, perché non è scontato per niente, non è che noi possiamo seguire un protocollo, una seduta individuale, una seduta familiare, le cose sono molto più complicate. Insomma, il sedicenne che ho visto ieri, che è stato allontanato, messo in comunità dopo che ha compiuto vari reati, ma soprattutto i genitori sono dimostrati assolutamente incompetenti a gestirlo. Ecco, ad esempio questo ragazzino nelle sedute familiari non mi dà niente, perché sembra di avere a che fare con un insufficiente mentale, con veramente un tonto, molto tonto. E quindi sì, io, vista questa cosa, nelle sedute troverò delle altre strade, proveremo a fare una valutazione magari psicodiagnostica individuale. Ecco, questo credo che sia molto importante, cioè che avere, diciamo, partire dal concetto che ci vuole un'equipe, che bisogna poi in casi come questo poi l'equipe si allarga con tutti gli educatori della comunità, il CERT che lo segue, eccetera, eccetera, ma che ci vuole molta creatività nell'inventarsi come mettere assieme tutti questi strumenti. Non è che possiamo avere una pratica standard, facciamo sempre la stessa cosa, perché ci sono altri casi dove invece la seduta familiare esalta il protagonismo dell'adolescente, l'adolescente che magari nelle sedute individuali sarebbe mutacico, invece magari soltanto perché si incazza col padre o con la madre tira fuori: ma questo qua no, quello di ieri mi ha fatto cadere le calze perché ogni domanda mi rispondeva boh, qualche boiata, insomma, no? E quindi lì dovremmo inventarci qualcosa. Attivare il protagonismo del paziente è sempre fondamentale, ma come? In certi casi non è la seduta familiare, quindi in questo senso penso che debba essere il tema su caso e poi questo tema che i colleghi si abituano all'idea che l'equipe deve essere fatto da uno che ha più, perché l'alleanza anche individuale col paziente è importantissimo quando è realizzabile, naturalmente, quindi uno che abbia che cerchi anche proprio affettivamente di realizzare un vincolo particolare col paziente, ma che abbia a fianco qualcuno che abbia l'occhio sulla famiglia, sull'alleanza con la famiglia, e poi si lavora insieme, no? Noi tipicamente facciamo, vabbè, le sedute individuali le facciamo da soli, ovviamente, però le sedute familiari le facciamo quasi sempre in equipe, in co-conduzione, usando lo specchio. E insomma, questa supervisione che quando io faccio, ad esempio, come faccio spesso delle terapie individuali di adolescenti, questa supervisione che mi viene non da un esterno che sente soltanto parlare me, ma da un collega, tra l'altro voglio anche bene, come dicevo prima, ma
che conosce bene me, ma che conosce anche la famiglia e anche la ragazza, perché abbiamo fatto anche le sedute familiari, e io credo che sia la forma più efficace di supervisione che ci possa essere nei casi difficili, insomma. Bene, la terapia individuale sistemica invece, quanto e quando può prescindere dal coinvolgimento dei familiari significativi? Torniamo di nuovo a questo tema, no? Beh, diciamo che quando, è semplicemente il caso di quando non riusciamo ad avere, capita raramente, ma può capitare di non riuscire ad avere i familiari. È un brutto segno. A me quando è capitato, tra l'altro tipicamente non si riesce a capire se davvero i familiari non vengono, se in realtà il paziente che non li vuole davvero portare, è un segnale, per me un segnale prognostico molto negativo, perché non ci sarebbe ragione. Poi vabbè, esistono invece anche altre situazioni dove l'allargamento serve soprattutto a elaborare un lutto, a vedere che ci sono risorse molto modeste, però è comunque una cosa molto utile, anche se magari l'esperienza dell'allargamento in sé non è particolarmente esaltante, però è chiaro che è comunque un'esperienza significativa che perlomeno può aiutare ad accompagnare il paziente nell'accettare determinati limiti dei suoi genitori, e questo può fare parte assolutamente importante del lavoro. Quindi tendenzialmente non c'è mai un'indicazione a prescindere, a meno di casi assolutamente specifici che esistono, per carità, dove l'allargamento è controproducente perché scatena ad esempio delle aggressioni, no? Siccome il criterio numero uno, specialmente delle sedute familiari, la cosa non è scontata, è che nessuno può essere attaccato, deve essere un luogo sicuro la seduta, beh, ci sono casi dove io non mi azzardo a fare gli allargamenti, oppure dove li devo bloccare in fretta e furia mandando fuori qualcuno dalla stanza, perché la seduta non è più un luogo sicuro, diventa il luogo dove qualcuno aggredisce qualcun altro anche pesantemente. Beh, allora c'è una bella controindicazione, poi non lo so. A volte non si può neanche sapere in precedenza. A volte devi fronteggiare l'emergenza. Infatti mi è capitato di avere anche delle brutte esperienze perché sono stato travolto da questi tipi di fenomeni, e poi col segno di poi magari ho detto magari dopo, cavolo, ma dovevo interrompere dopo 20 minuti, ma non sempre si ha questa velocità decisionale, presenza di spirito. Poi ci sono altre situazioni chiaramente dove non so, c'è un qualche gravissimo segreto, non so, se io vedo per dire un caso che ho visto recentemente in supervisione, dove c'è stato un grave abuso sessuale su questa bambina che adesso è diventata una gravissima paziente tossicodipendente, fai la seduta familiare, ma in definitiva i genitori non hanno elaborato sensatamente questa cosa. Tutto sommato, probabilmente, anche se non lo dicono, pensano che si sia inventato tutta, che non sia vera questa storia. Allora la seduta familiare poi si vanno a vedere negli effetti assolutamente nocivi, perché quindi ci possono essere anche dei casi in cui bisogna stare attenti che la seduta familiare non sia ritraumatizzante. Quindi, ad esempio, in caso di gravi traumi come questo, può essere, non è il punto di partenza necessariamente la seduta familiare, ma un punto d'arrivo. Ci dobbiamo arrivare quando siamo sicuri che il paziente non sarà ritraumatizzato, no? Quindi è uno strumento potente la seduta familiare, ma questo tema di quando è indicato, di quando potrebbe essere controindicato, non va assolutamente sottovalutato. Assolutamente. Ok, ultima domanda riguarda l'integrazione con gli approcci non sistemici. Cosa ne pensa, se l'ha effettuata in prima persona? È stata fondamentale, perché io vengo ancora dalla generazione, come accennavo prima, la nostra equipe, dicevo, si è formata 30 anni fa, e 30 anni fa si è formata però come, diciamo, collaboratori in posizione, diciamo, gerarchicamente subordinata di mia mamma, che era appunto Mara Selvini Palazzoli, che già all'epoca era una nota psicoterapeuta, aveva già scritto dei libri importanti, tradotti in tante lingue, eccetera. E quindi siamo nati, ma questa cosa comunque c'era anche tutti insieme, un po' come allievi, noi eravamo giovani, e questa è stata la partenza, ma era un momento ancora molto fortemente sistemico, dove fondamentalmente lavoravamo già da allora con casi difficili, con anoressia, con psicosi, ma si puntava fondamentalmente, il modello era più o meno le 10 sedute familiari, il modello classico di terapia breve, stile Palo Alto, stile Bazzari, e
quindi tutto il mio percorso in realtà è stato proprio segnato dal fatto che questo modello ci ha insegnato delle cose, ma era assolutamente riduttivo e quindi bisognava integrarlo soprattutto con degli strumenti di presa in carico individuale. E quindi effettivamente abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo lavorato per tanti anni ad esempio con un gruppo di psicanalisti in cui abbiamo imparato come integrare terapie familiari con degli interventi di terapia individuale psicanalitica. Poi vabbè, è chiaro che abbiamo cominciato, come dicevo prima, noi stessi a dividerci, e quindi nel momento in cui faccio il terapeuta individuale mi alterno un po' le due ruoli, perché questa è poi la mia vita professionale. Come terapeuta individuale cerco di imparare il più possibile anche quindi dai colleghi cognitivisti, e da qui è nata tutto uno studio di quello che possono essere ad esempio i lavori del gruppo di Severari, che abbiamo invitato tante volte. E quindi poi ultimamente ci siamo molto buttati su approfondire tutto quello che viene dal mondo appunto degli studi dei traumi, e quindi tante cose, il lavoro di Liotti poi l'abbiamo sempre utilizzato. Quindi io ho cercato di fare sulla mia pelle un grosso lavoro di integrazione. Poi ultimamente abbiamo integrato anche l'MDR come una tecnica che fa parte proprio della formazione standard, quindi seguendo sempre questo modello anche noi docenti abbiamo fatto tutto il corso MDR, poi lo proponiamo anche agli allievi del quarto anno. Quindi in questo senso credo che questo discorso di integrare l'approccio con altri approcci, imparando dagli altri, sia una cosa che debba continuare per tutta la vita professionale, anche se magari dopo una certa età effettivamente diventa magari un po' difficile riuscire a fare veramente propri determinati strumenti che hanno un'altra. Vabbè, però è il lavoro di integrazione. Però non è una battaglia che cerco. Sì, se devo usare l'MDR non è che proprio mi viene facilissimo di cambiare cappello, però ci ho provato qualche volta. Forse è una buona tecnica per non invecchiare troppo, quella di cercare di rinnovarsi fino in fondo e non smettere mai di cercare di imparare qualcosa, di cambiare qualcosa nel nostro modo di lavorare, di mettersi in discussione. Va bene, grazie. Bene, grazie mille, è stato un piacere.